21 di dicembre, una giornata bellissima, calda, veramente calda si può dire, perché nessuno è attrezzato di sciarpe e cappotti, però godremo sicuramente questa giornata, ma sperando di non pagarla poi andando avanti nel proseguo dell'inverno. I ragazzi continuano ad arrivare sulla passeggiata, siamo quasi pronti alla prima gara in programma, che sarà la gara delle ragazze. Qualche imbarcazione si sta avvicinando, siamo in preparazione di questa giornata splendida, siamo al giorno 21 di dicembre, pronti ad affrontare un Natale fra 4 giorni. È veramente una cosa esagerata questa giornata, sembra di essere d'estate. Buongiorno. Grande successo, abbiamo un grande successo, la Peppa che è davanti a Babbo Natale, ci fa compagnia, vediamo i ragazzi che sono andati a portare la letterina e il comitato. Ma non finisce con Babbo Natale, qua abbiamo il banco dei giochi, caramelle, si può tirare le freccette. Il tempo si sta leggermente guastando, il sole era veramente più deciso e ora si è leggermente abbassato. Beh, abbiamo terminato con i sindaci, ma siamo con gli assessori, non è che mi sposto di tanto, ex assessore Maesano che è capo borgata, adesso ufficiale almeno da quanto ho sentito stamattina, e poi mi può dire lui, mi può confermare meglio. Una giornata bella, una giornata che apre un po' la nostra corsa, preparando e guardando se le cose sono a posto. Abbiamo ancora il tempo di rispostare, è San Giuseppe un po' l'ultima prova e poi si parte a tutto, 12 gare di grande passione. Maesano, fai da solo. Allora Armando, nella nostra borgata ci sono state un po' di novità quest'anno, la più grande è che il capoborgata storico degli ultimi 7 anni, Roberto Ribolini, ha deciso di lasciare per motivi personali suoi. Noi l'abbiamo ringraziato perché in questi 7 anni Porto Venere è cresciuta tantissimo, anche tanto per merito suo, e siamo diventati una delle borgate più rispettate del Golfo, ci siamo dati un assetto societario importante, quindi curiamo i particolari, quindi diciamo che il lavoro è stato avviato. Ora abbiamo degli importanti progetti come la copertura delle barche, tante cose che dovrebbero far fare l'ulteriore salto di qualità alla borgata. È dispiaciuto a tutti, però Roby ha detto che non si sentiva più, non aveva più le motivazioni, e quindi abbiamo deciso di niente, abbiamo accettato le dimissioni e siamo ripartiti. Il consiglio ha chiesto a me di prendere il suo posto nell'immediato, perché ci siamo trovati poi a fare gli equipaggi con molto ritardo rispetto agli altri per via di queste vicende. Io ho accettato fino al giorno dopo il Palio 2015, poi ci risiederemo intorno al tavolo e vediamo come è andata l'annata, le decisioni da prendere. Equipaggi, abbiamo visto ora gli junior, che non è la loro gara da sempre, perché i nostri sono dei passistoni da 500, qui 200 metri è sempre una gara particolare, però ho visto che ci tenevano, l'ultima vasca ha fatto un bel recupero sul Fezzano, che mi sembra uno degli avversari per il 2015. Io direi Fezzano, il Marola e il Fossamassa, mi sono piaciuti tutti, lo sapevamo perché le notizie di spionaggio della diga ci dicono chi va bene e chi va male, quindi, però penso che noi, se tutto va bene, che non succede niente, ce la andremo a giocare questo Palio Junior. Discorso senior invece poi li vedrai, è un po' più complicato, perché intanto siamo partiti 2 mesi dopo tutti,
quindi quando parti 2 mesi dopo tutti i vogatori, tanti si erano accasati. Poi nelle società dove succede che molla un capoborgata che c'è, si sparge un po' la voce, no? Magari preferiscono non andare lì perché magari non c'è serenità, e invece poi non è così, perché noi siamo ripartiti alla grande, abbiamo trovato Daniele Carpena che è passato dagli junior, l'abbiamo passato capovoga nei senior, e abbiamo rispolverato il grande Davide Pindaro che, e Fabio Scantambullo, che sono i due centrali del Muggiano di qualche anno fa, che no, sono due signori centrali. L'allenamento è ancora poco, però oggi noi ci interessa fare un allenamento. Tra l'altro abbiamo il quarto remo, è il ragazzo che ha fatto già la gara junior, perché il quarto è appena arrivato, che è Matteo Ercolani, quindi ci interessa vederli per vedere il punto di partenza. Poi da qui andremo avanti e vedremo poi il da farsi, quello che sarà. Io penso che con Maesana non si sbaglia, non si scherza, perché la serietà che ho visto in questi anni è più che gradita, e anzi penso che sia stata già quotata avendo messo nelle mani di Maesano la società, insomma. E perciò, però insomma, quello che magari se va via uno dispiace sempre, l'importante è vedersi. Allora a San Giuseppe, ora vediamo la prossima gara, un grazie, un augurio a tutti come buon Natale. Auguri di buon Natale a tutti. A San Giuseppe vedremo già qualcosa di più. Noi avremo questi 3 mesi da mettere a frutto per recuperare con i senior. Junior siamo tranquilli, la società è in ottima salute e in serenità. Auguri a tutti. Grazie, ciao. Assomiglia alla mamma, sì. È papà, lo so. Ciao Armando. Buon Natale. Bene, siamo in attesa della terza gara in programma. Abbiamo la gara dei senior e siamo qui dietro alla borgata del Cadimare, ultima bandierina del campo di gara. Vediamo i colori delle borgate lungo il Molo Italia, tutti i borgatari sono più che soddisfatti per questa giornata che è partita con un sole magnifico. Ora le meteo si sono un po' turbate, ma comunque sempre piacevole, è ancora caldo. E consideriamo ancora, vogliamo dirlo, il 21 dicembre 2014, siamo davanti al mare. È veramente un autunno prolungato. Oggi ci sono tutte e sono tutte pronte per mostrare veramente i muscoli, come si suol dire. Vediamo le imbarcazioni che si stanno posizionando per raccogliere la sagola. L'ultima gara in programma, la gara dei senior, la gara la più ambita, quella che tutti ambiscono come primo test particolare. E partendo di in fondo abbiamo Tellaro, Venera Azzurra, Fossamastra, Marola. Abbiamo un minuto di raccoglimento per due nostri amici che se ne sono andati, hanno lasciato questo mondo, Biava e Nardini. Nardini, non il sindaco, adesso non mi ricordo il nome. Questo un attimo di raccoglimento, vediamo tutti i ragazzi che sono in piedi sulle imbarcazioni. Biava è stato presidente del Fossamastra. Un applauso in uscita da questi 2 minuti per questi due personaggi che sono stati con noi, li salutiamo e così caldamente. Ci dispiace perché francamente erano anche anima dell'ambiente marinaro. E
la sorte è stata diversa. Vediamo tutte le imbarcazioni che stanno prendendo la sagola. Abbiamo un'altra volta un filo di sole che ritorna. Le meteo marine sono perfette, c'è solamente il quasi pronti, siamo pronti alla partenza del senior. Non riusciamo a vedere i ragazzi, ed ecco, in questo momento sono partiti per il senior, per la gara del trofeo di Natale. Sentiamo molto tifo dietro alla compagine del Cadimare. Vediamo le imbarcazioni a salire, vediamo come si proietteranno verso la boa, la prima boa da girare. La prima boa da girare sarà determinante. Il Cadimare mi sembra partito molto bene, vediamo chi si avvicina per primo. Cadimare, Fezzano, vediamo un po'. Cadimare, Fezzano, Fezzano dalla parte opposta, Fezzano, Cadimare si sta presentando, si presenta anche il Muggiano, girano 4-5 imbarcazioni, Fezzano, Muggiano, Fossamastra, Cadimare. Sta uscendo bene. Fezzano ha fatto un bel giro di boa, se la sta contendendo col Fossamastra. Fezzano, Fossamastra, Fezzano, Fossamastra, Muggiano, anche il Muggiano non lascia niente al caso. Vediamo il canaletto che sta cercando di tenere l'allineamento con un bel recupero da parte dei ragazzi del Cadimare. Vediamo chi si presenta in boa, mi sembra di vedere il canaletto in prima posizione. Canaletto in prima posizione, gira il canaletto per primo in questo momento, gira il canaletto, gira il Fezzano, gira il Fossamastra, gira il Cadimare, gira il Cadimare. E si ritorna il canaletto libero, tranquillo, riesce a risalire la china per la terza bandierina. Ora abbiamo già visto qualcosa di diverso da domenica. Domenica non c'erano gli equipaggi dichiarati, e insomma ce n'era qualcuno, e abbiamo già visto la prima selezione dal primo giro di boa. Il canaletto è in prima posizione, vediamo se riuscirà a mantenere il suo passo. Penso che il canaletto abbia buone prerogative, vediamo come si presenta alla boa. Ha un vantaggio abbastanza delineato, anche si sta preparando, stiamo cercando di tenere sotto mano. Gira il canaletto in questo momento, gira il canaletto in prima posizione, gira il Fezzano, gira il Fossamastra, gira Cadimare, girano, ed ecco il canaletto che è già allineato, sta venendo giù. Abbiamo avuto la seconda selezione del terzo giro di bandierina, e qui adesso c'è veramente una selezione non indifferente, perché Fezzano, Canaletto, Cadimare, anche il CRDD in questo momento lo vediamo aumentare le palate. Cadimare dalla parte opposta, che è la prima bandierina. Canaletto, Canaletto, Canaletto,
il canaletto ha perso leggermente in questa vasca di ritorno, ci sembra allineato con il Fezzano ha recuperato un pochino sulla andatura, vediamo chi gira prima, vediamo perché aveva leggermente un leggero vantaggio il canaletto, vediamo se riesce a mantenerlo. Canaletto si prepara la boa a girare, gira il canaletto in questo momento, esce, si allinea in questo momento il canaletto, Fezzano in seconda posizione, terza posizione il canaletto esce dalla bandierina per primo, si porta ora la quarto giro di bandierina e poi lo vedremo ritornare. I ragazzi del San Terenzo stanno girando adesso, vediamo il canaletto che sta giocandosi una partita non indifferente, il canaletto Fezzano abbiamo avuto anche il CRDD, insomma nelle terze posizioni si sono affilati parecchi equipaggi, siamo in una posizione che non possiamo determinare onestamente si presenta il canaletto in questo momento per primo, gira il Fezzano ora, e ora il Fezzano però ha girato meglio in questo giro di boa. Mi sembra che il Fezzano abbia avuto un giro di boa più prepotente, è uscito molto bene il Fezzano, anche il Fossamasta da a fianco, il canaletto deve determinare, c'è il Muggiano a fianco al Fossamasta che sta macinando a più non posso, sono tutti determinanti per il 90° Palio del Golfo che si sta preparando. Questo è il primo avvio, il canaletto ci sembra aver perso qualche remata, ora vediamo il Serra che riusciranno a fare, il Fezzano ci sembra in prima posizione, anche il Muggiano dalla parte di sotto non scherza, canaletto ma vince, ma arriva in testa ed ecco il Fezzano primo, secondo canaletto, terzo Fossamasta, quarto non riusciamo più a vedere, applausi anche per il Cadimare, gara molto interessante, abbiamo visto veramente un ciclo di imbarcazioni che si sono pronunciate, le abbiamo viste in testa, le abbiamo viste guadagnarsi l'acqua, guadagnarsi il mare e effettivamente il canaletto e il Fezzano hanno dato veramente un input positivo. E il Marola è arrivato in quarta posizione, quinta, ora poi vedremo dalla classifica. Applausi anche per i ragazzi del San Terenzo che si sono guadagnati la loro gara. È ritornato il sole. Rispecchia così lo specchio acqueo della passeggiata Morin. Siamo con Leonardo Richiusa, un componente dell'equipaggio del canaletto che ha perso per un soffio, che poteva benissimo mantenere il suo vantaggio al giro di boa, all'ultimo giro di boa è stato surclassato dal Fezzano, però non era una gara, era solamente una grande prova e poi grandi saluti per il Buon Natale, ma ci si prova sempre. Sì, certo, poi questa diciamo che è la prima prova in cui si può avere un riscontro, anche se poi sfalsato per il fatto che comunque la gara poi è diversa da questa, ma abbiamo visto comunque l'allenamento si è fruttato bene e continueremo così perché è l'unica strada.
Tanto adesso al prossimo passaggio ricordiamo tutto l'equipaggio per Benino, ma mi sembrava che l'impronta era già una bella impronta, in quanto ho visto un bel guadagno nella prima vasca e nella seconda avete tenuto bene fino in fondo, malgrado sapendo che sul Fezzano c'era già un equipaggio temutissimo. Sì, sì, certo, abbiamo fatto la gara quasi sempre al comando, pagando poi la superiorità dell'equipaggio rivale all'ultima vasca, ma comunque siamo contenti, siamo un equipaggio diciamo emergente nella categoria senior, ci sarà da lavorare e poi i frutti verranno da sé. Diciamo anche che si sono presentati parecchi equipaggi, Fossa Mastra, voi, il Mugiano e il Porto Venere anche. Un Cadimare che ha leggermente sofferto, non so, non lo potevo vedere bene perché ero fuori allineamento, ma anche il Cadimare mi sembra che abbia le carte per poter gareggiare. Un novantesimo veramente scoppiettante, per voi poi alle prime armi. Speriamo di sì, speriamo che i vantaggi e gli stacchi rimangano costanti così e che non ci siano grossi divari in modo da poter essere e poter fare un palio diciamo combattuto rispetto all'anno scorso. Ti saluto, grazie e ricordiamo adesso prima di chiudere i ragazzi e tanto un buon Natale da parte nostra e vedremoci a San Giuseppe, sì. Più preparati, più pronti, abbiamo visto adesso le misure. Abbiamo visto le misure, bisogna tenerle a mente e migliorarle. Allora ricordiamo l'equipaggio, timoniere Alessandro Bonaccorsi, capovoga Leonardo Di Chiuda, secondo remo Mattia Danubio, terzo Luca Castellani, quarto Claudio Gori. Grazie, ciao e buon Natale. Arrivederci, buon Natale anche a voi. Beh, abbiamo terminato in questo momento la gara, abbiamo visto la vittoria del Fezzano, ma ritorniamo qua alla vittoria più grande per questi bambini, perché salgono e scendono sullo scivolo, un pezzo dedicato a loro, che è un pezzo dedicato a loro per il Babbo Natale. Vediamo subito una scivolina là che si prepara a fare il salto di qualità. E eccola qui che viene giù, Ale, pronta anche lei. E qui si continua a scendere, a salire, scendere e salire. Babbo Natale è arrivato e qua si gioca e si attende queste belle scivolate. Una giornata dedicata ai bambini dal Comitato delle Borgate. Questo è un po' quello che è stato fatto per dare a questi ragazzi la possibilità di essere partecipi in una domenica. Eccoli lì che si arrampicano, vediamo che schiera che ce n'è, vediamo qua, sono tutti pronti ad assaltare lo scivolo. È per la gioia dei genitori, sorrisi e canzoni, per i bambini si fa questo e altro. È vero e così penso che sia e debba essere. Ed eccolo qui un altro campione che si proietta sullo scivolo e là, eccolo qua tra di noi. E ora dal suo nonno che lo guarda con tanto amore, qua si ricordano i tempi purtroppo. Ma con piacere i nonni si fanno, eh? Ed ecco un altro scivolino, happy, happy, gioia, 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 vieni amore, dai, un bel scivolo, Ale, vai! Salutiamoli così in questa bella felicità, una bella giornata, il sole. Ed ecco il Babbo Natale, lo vediamo lì, eccolo lì, si è presentato in questo momento, auguroni Babbo Natale, eh? Ed ecco qua i ragazzi, eccoli qua adesso alle freccette, tirano le freccette questi ragazzi qua sulle barche, sulle imbarcazioni. Canaletto là qui, per chi tifite il canaletto sta, no? No, non stifite il canaletto, no. E guarda un po' là chi c'è, abbiamo una piccola timoniera, una grandissima timoniera, più che piccola, e dietro ci sono tutte le
le fotografie dei nostri campioni. Forza ragazzi, tiriamo, dai, su, tiriamo ragazzi, dai, facciamo centro, dai Leonardo, dai, dai, forza, uno, Tellaro l'hai beccato, dai, Tellaro anche te, dai, Tellaro anche in tempo fuori, tente, dai, un altro, CRDD, dai, quello lì chi è? Ale, CRDD, forza, dai, dai ragazzi! Il Tellaro è stato più votato, l'hanno beccati due. Dai, 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 forza, dai, dai, un bel tiro. Dai, un altro, tira. Là, là. Forza! Mira bene, mira bene. Eccolo, bravo! E così anche questi sono i barattoli delle imbarcazioni che abbiamo visto e i bambini si divertono a buttarli giù con la pallina e questo è un po' il grande gioco che è stato presentato a livello per i ragazzi.